ragazzi, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le lezioni di grammatica d'inglese. Innanzitutto vi chiedo scusa se magari la qualità del video non dovesse essere delle migliori, ma come potete notare non mi trovo a casa mia, sono in trasferta e quindi sto utilizzando il cellulare per effettuare la ripresa. Come avrete letto dal titolo, nel corso di questa lezione andiamo ad esplorare insieme quattro siti web che sono fruibili anche sotto forma di app scaricabile sul cellulare o sul tablet, sia per sistema Android che per Apple, che possono comunque tornarvi utili per esercitare appunto con la lingua inglese, soprattutto per quanto riguarda la memorizzazione di nuovi vocaboli e quindi quello che concerne il lessico. Nelle info box al di sotto del video vi lascio quelli che sono i link per ciascuno dei quattro siti di cui parleremo quest'oggi, ma nel corso del video li andremo ad esplorare insieme e quindi vedremo insieme quali sono le loro applicazioni e come possiamo utilizzarli al meglio per l'apprendimento della lingua. Quindi andiamo subito a cominciare con il primo sito web. Partiamo quindi subito con l'analizzare Lyrics Training. Siamo su lyricstraining.com. Allora, la prima cosa che vi posso dire è che per poter utilizzare tutte le funzioni del sito non è necessario effettuare la creazione di un account o una registrazione, lo possiamo fare anche senza registrazione. Andiamo in questa sezione Learning, qui dobbiamo specificare la lingua su cui vogliamo fare esercizio. Nel nostro caso dobbiamo andare a scegliere English, l'inglese. Lo selezioniamo e scorrendo poi la pagina in basso ci dà una serie di video che appunto sono in lingua inglese con i quali potersi esercitare. Se spingiamo su questa freccetta qui ci dà gli altri successivi. Allora, torniamo all'inizio. Cosa importante quando dobbiamo esercitarci è ben individuare accanto alla dicitura ing, eng, che sta per English, la bandierina che viene riportata accanto. Se c'è la bandierina ovviamente del Regno Unito, vuol dire che stiamo parlando di un inglese britannico. Se troviamo accanto la bandierina degli Stati Uniti, stiamo parlando di un inglese di tipo americano. Vi consiglio sempre di utilizzare nello specifico quello britannico. E andiamo quindi con un video che è questo qui, nel caso specifico di Ed Sheeran Perfect. Una volta selezionato il video, ci dà la possibilità di scegliere il grado di difficoltà dell'esercizio, da beginner, che è il livello proprio base, intermediate, intermedio, avanzato ed esperto. Qual è la differenza? Il tipo di esercizio che il sito o app propone è quello di ascoltare la canzone dalla quale vengono omesse alcune parole che noi dovremo individuare all'ascolto e inserire nello spazio dove c'è il vuoto. Se scegliamo l'opzione beginner, il numero delle parole che dovremo individuare viene riportato qui, è di 29 parole. Se andiamo a livello intermedio sono 72, avanzato 143, esperto tutte le parole vengono eliminate dal testo, quindi ce lo dobbiamo riscrivere noi di sana pianta. Andiamo quindi al beginner. Una volta arrivati qui abbiamo poi la possibilità di scegliere la modalità di utilizzo dell'esercizio. Se scegliamo e quindi vediamo illuminato il Write Mode, vuol dire che al di sotto del video che ci verrà mostrato qui, in basso, avremo la presenza del testo con le missing words, le parole mancanti, quindi degli spazi vuoti all'interno dei quali noi dovremo andare a scrivere la parola che manca. Se invece selezioniamo il Choice Mode, in basso avremo sempre il testo con gli spazi vuoti da riempire, però
In questo caso, sulla parte destra, vedremo che ci viene fornita una griglia di parole, nell'ambito delle quali, quindi in una risposta multipla, dobbiamo andare a individuare qual è quella mancante. Quindi diciamo che per iniziare il choice mode è più semplice, perché ci dà comunque delle possibilità di scelta. Quindi andiamo ad iniziare con il choice mode. Qui vi chiederà di creare l'account, ma siccome abbiamo detto non ci interessa, clicchiamo direttamente su Maybe Later, che significa forse più tardi me lo faccio l'account, adesso non mi serve. Clicchiamo su e ci appare il video e poi ci dice Play video to start the game, quindi premi qui sul video per iniziare il gioco e andiamo. Come vedete ci parte l'audio e il video, ok? Quindi vedete qui già in basso c'è la prima strofa e questo circoletto che ruota. Questo circoletto che ruota corrisponde, lo possiamo bloccare cliccando sul video, corrisponde alla parola mancante e in questo caso la dovremo scegliere tra quelle che ci vengono riportate qui sulla destra. Vi metto l'audio. Allora, vedete che se voi non inserite niente, il brano risulta essere bloccato qui. Quindi dovete inserirne una. Io in questo caso so qual è il testo, quindi è found. Quindi mettiamo la parola. Se questa è giusta, come nel nostro caso, vi ripete la strofa e va avanti. E anche qui dovremo completare la strofa con la parola mancante. In più, quello che vi posso sottolineare è anche che scendendo verso il basso abbiamo anche la funzione Print Lyrics, per cui se noi clicchiamo su questo tasto abbiamo tutto il testo della canzone che può essere scaricato e stampato. Siamo quindi al secondo sito, che è duolingo.com. Anche in questo caso non c'è per forza l'obbligo di dover creare un profilo e quindi di doversi registrare sul sito per poterlo utilizzare. Anche in questo caso, se decidiamo di farci un account, è perché magari vogliamo salvare tutti i traguardi che abbiamo raggiunto, tutti gli esercizi che abbiamo già svolto. Allora, in automatico la prima pagina che vi appare è la seguente. Come vedete qui avete innanzitutto la possibilità di scegliere se partire direttamente dalle basi per chi proprio è completamente principiante, oppure se avete un certo grado di conoscenza della lingua e volete partire quindi non proprio dalle basi, per aiutarvi a indirizzarvi nel percorso di apprendimento più giusto, Duolingo vi chiede di fare un test di quadramento, quindi dovete fare una sorta di test, no? Di verifica, a fronte della quale Duolingo individua il vostro grado di conoscenza della lingua e quindi poi vi avvia ai livelli successivi. Ma noi andiamo con le basi. Allora, in questo caso vedete che ci dice di selezionare la parola ragazza. Quindi in questo caso ci aiuta anche con le immagini che vengono riportate, sono le cosiddette flashcards. Quindi in questo caso ragazza è la numero 1, noi la selezioniamo, ci dice anche qual è la pronuncia e poi dobbiamo fare il tasto controlla e ci dice se la risposta è corretta o meno. Andiamo avanti. Invece qui ci dice di individuare la parola ragazzo. Anche qui è facile riconoscerlo se non sappiamo il termine in inglese dall'immagine che ci viene proposta, in questo caso the boy. Ce lo pronuncia e facciamo il controllo. Ok, e si procede così. Quando abbiamo finito tutta la sessione, ovviamente le basi si svilupperanno in basi 2, frasi, cibo, animali, i plurali, tutto ciò che ha attinenza con le singole regole grammaticali, ma è un percorso che va step by step.
Ancora, tra le funzioni che vengono riportate in alto, se andiamo su mostra alto, vediamo anche che ci propone il dizionario. Cliccandoci sopra, noi abbiamo la possibilità di tradurre delle frasi o singoli termini dall'italiano all'inglese e viceversa, ovviamente inserendo qui la parola. Mettiamo libro in italiano. E ci dà anche diverse tipologie magari di libro. Scegliamo libro di testo e ci dà l'esatta traduzione che è textbooks. Ok, quindi abbiamo anche questa funzione ulteriore. Se poi volessimo utilizzare direttamente l'app di Duolingo su un tablet o un cellulare, scrollando la pagina verso il suo fondo, quindi verso il basso, troviamo appunto la dicitura app, vi clicchiamo sopra e ci dà la possibilità di scaricarlo sia per il sistema operativo Android che per quello Mac, Apple. Quindi l'altro sito e app di cui vi parlavo è Quizlet, su quizlet.com. Anche in questo caso sta a voi valutare se vi volete registrare con un account per mantenere salvati i vostri risultati o se volete semplicemente utilizzarlo senza essere un utente registrato. Intanto cliccando sulla voce cerca, perché in realtà Quizlet più che darvi indicazioni sulle regole grammaticali vi deve servire per ampliare la conoscenza del vostro vocabolario, quindi ampliare il lessico. Infatti in Quizlet potete trovare diversi set che contengono una lista di parole tradotte dall'italiano all'inglese divise per genere. Quindi supponiamo per esempio di voler imparare il nome dei frutti, poterli tradurre dall'italiano all'inglese. Nel campo di ricerca quindi scriveremo frutta inglese. E diamo l'invio. Allora, vedete che ci sono diversi set, alcuni dove c'è semplicemente la traduzione del termine dall'italiano all'inglese e altri in cui la traduzione viene accompagnata anche dall'immagine che rappresenta il frutto in questione. E diciamo è più utile perché ritorna anche il concetto delle flashcards, cioè associare la parola inglese anche al frutto per ricordarla più agevolmente. Quindi vedete che per ogni set vi spiega quante parole ci sono contenute. In questo caso ci sono 6 termini illustrati, qui ci sono 20 termini senza illustrazione, 37 senza illustrazione, 16 senza illustrazione, 12 con illustrazione, 58 senza e via discorrendo, insomma non ve li sto a scorrere tutti. Prendiamo in considerazione magari questo qui, cibo e frutta e verdura con 34 termini illustrati, ne scegliamo uno e ci clicchiamo su. Nella pagina che vi esce, scrollandola verso il basso, quindi avete l'insieme di tutte le parole tradotte, di tutti i frutti tradotti in inglese con la rispettiva immagine e cliccando sull'audio potete ascoltarne anche la pronuncia. Pineapple, banana, cherry. Ok, quindi qui trovate l'intero testo. Set con tutti i vocaboli che sono contenuti. Una volta che avete in qualche modo memorizzato la pronuncia della parola, il corrispettivo inglese, tornando in alto potete esercitarvi con questi termini. Il primo metodo di esercizio è appunto quello delle flashcards, quindi qui vi dice il nome del frutto in inglese e voi dovete ricordarvi a cosa corrisponde. Per ricordare se la vostra traduzione, per verificare che la vostra traduzione sia esatta, basta cliccare sulla scheda e vi dà il corrispettivo del frutto. Quindi potete fare questo tipo di verifica. Se vi chiede di registrarvi, non lo fate, chiudete la finestrella e cliccate su impara di nuovo. In questo caso che cosa avviene? Vi mostra quello che è l'ortaggio, il frutto in questione, di cui si presume dovreste ricordare già la traduzione in inglese. Sotto vi dà la possibilità di scegliere tra quattro
termini quello che ha a che fare con l'immagine che vi viene proposta. Quindi scegliete quello che secondo voi è il termine esatto. Ok, in questo caso ci abbiamo preso. Potete sentire la pronuncia ancora una volta del termine inglese aubergine, e premendo il tasto continua va avanti con le altre immagini, in questo caso pineapple, quindi scegliamo pineapple, ascoltiamo pineapple. E andiamo avanti e così via. Cliccando sulla voce scrivi diventa tutto un pochino più difficile, perché in questo caso vi propone il frutto, non vi dà alcuna scelta multipla, ma siete voi che dovete ricordarvi il nome del frutto e dovete andarlo a scrivere direttamente nello spazio sottostante. Inseriamo quindi il nome del frutto, peach. La risposta è corretta e quindi andiamo avanti e continuiamo così con tutti quelli che sono gli altri, poi le altre immagini che ci vengono proposte. Poi abbiamo la sezione ortografia, dove qua ci dice scrivi ciò che senti, quindi lui ci propone l'ascolto del nome inglese di quello che ci appare a video, mushrooms. E noi dobbiamo andare a scrivere quello che abbiamo percepito, se ci ricordiamo anche in questo caso il nome in inglese, lo dobbiamo andare a scrivere nello spazio qui sopra, mushrooms. E diamo l'invio. E se è giusto, ovviamente ci segna qui il progresso fatto e ci fa andare avanti. E poi abbiamo alla fine un test vero e proprio, finale, che è un po' il compendio di tutto quello che abbiamo visto precedentemente. Qui dobbiamo quindi scrivere il nome del frutto, dell'ortaggio, direttamente in inglese. L'altro esercizio è di mettere la lettera che corrisponde alla definizione che viene data. Quindi beans, peach, garlic, dobbiamo mettere il corrispettivo della traduzione inserendo qui proprio la lettera. Quindi beans sono i fagioli e la D. La inseriamo qui. Poi andando ancora giù ci sono le domande a scelta multipla, quindi ti dà l'immagine con una scelta multipla, in questo caso è cherry. E ancora qui vero o falso, cioè lui ti dà la traduzione in inglese dell'immagine e tu devi dire se quella traduzione è corretta o meno. In questo caso chiaramente non sono spinaci e quindi mettiamo falso. E poi si vanno a controllare le varie risposte cliccando sul tasto. Ancora, in ultimo, poi abbiamo le ultime due zone, che sono le zone gioca, dove c'è abbina e gravità. Allora, per quanto riguarda abbina, ci dice fai scomparire tutto, trascina gli uni sugli altri gli elementi corrispondenti per farli scomparire. Quindi che cosa vi dà? Vi dà le immagini e mescolate anche il nome di quell'immagine in inglese che voi dovete abbinare. Quindi questo va qui e scompare. Questo va qui e scompare. Dovete arrivare nel minor tempo possibile a combinare tutti immagine e corrispettivo della parola in inglese fino a quando tutto lo schema, la schermata non viene svuotata. Per quanto invece riguarda gravità, questo è un altro giochino. Facciamo inizia. Allora, noi dobbiamo scegliere il livello di difficoltà, facile, medio, difficile. Facciamo medio e facciamo inizia. Bisogna stare attenti, allora praticamente ci saranno degli asteroidi che cercheranno di colpire il pianeta Terra. Per evitare l'impatto e quindi evitare che il gioco si blocchi, dovete, adesso vi faccio vedere, inserire qui nel campo di testo la traduzione del termine che viene proposto dall'asteroide. In questo caso è il garlic, che è l'aglio, e date l'invio. Se è la parola esatta, l'asteroide viene eliminato. Poi ne arriverà un altro, e, vabbè, cauliflower e così via, non li so fare tutti.
E queste, diciamo, sono le possibilità offerte da Quizlet. Naturalmente anche per Quizlet c'è la possibilità di avere l'app direttamente sul cellulare. Vediamo da dove la possiamo reperire. O sul tablet. Vediamo se anche qui è in fondo pagina. Ok, vediamo qui. Andiamo su mobile. Ecco, e vi dà la possibilità di inviare il link tramite il numero di telefono su Mac o su Android. Quindi l'ultimo sito che vi propongo è memrise.com. In questo caso c'è la necessità per poterlo utilizzare di effettuare una registrazione, quindi di aprirsi un account personale. Quindi possiamo andare intanto a selezionare la nostra lingua qui in alto, quindi scegliamo Italian. E qui voglio imparare appunto l'inglese e facciamo iscriviti. Io mi accederò tramite l'account di Facebook. Chiudiamo la pubblicità. Una volta arrivati qui all'interno, dobbiamo andare sulla voce corsi, courses, verificare I speak. Qui dobbiamo riportare la dicitura Italian. E qui in basso vediamo invece quali sono le lingue che possiamo andare ad apprendere. Scegliamo appunto English. Ecco, e qui ti dà diverse possibilità che vanno avanti per gradi, vedete che sono numerate, ci sono diversi tipi di corsi, per ognuno vedete che c'è la specifica. Allora andiamo comunque con l'inglese UK, quindi del United Kingdom, livello 1, e andiamo sulla freccettina qui. E qui abbiamo le diverse opzioni. Andiamo quindi dalla numero 1, dalla partenza. E ci dice appunto che dobbiamo imparare le parole che seguono, che sono 30 parole, o meglio 30 frasi. Learn these words. Lì ci dà l'elenco. Poi per impararle c'è proprio il madrelingua che le pronuncia. E dovete andare a ricercare in basso che cosa ha detto il madrelingua, in questo caso hi, e andate su next. Hi. Ancora next, vediamo qui. How are you? E andiamo avanti. How are you? Allora, qui invece ci mette il corrispettivo in italiano, quindi dobbiamo ricordarci ciao, che si dice hi. How are you? Che abbiamo visto prima, che è come stai? Great. E via discorrendo. Insomma, vi dà una serie di possibilità di apprendimento per ripetizione. Abbandoniamo la pagina. Poi, se vogliamo invece reperire le app, qui in alto togliamo il termine hope e poniamo il termine app. Facciamo apri e ci apre la pagina dove possiamo reperire le nostre app sia per Android che per Mac. Bene, con questo direi che per questa lezione è tutto. In info al di sotto del video vi lascio i link a ciascuno dei siti e applicazioni che abbiamo un attimino snocciolato nel corso di questo breve video. Io vi do appuntamento come sempre con le lezioni di grammatica di inglese a martedì prossimo, sempre a partire dalle 14. Bye!